Totò, eri innamorato di lei o sì o no? No o sì? Beh, sì. Davvero? Sì. Molto? Molto. E, ecco, vogliamo sapere, come era lui? Era un grandissimo attore, sì, non solo so, comico, no. Ma anche drammatico. Sì, quello lo so. No, com'era lui come corteggiatore? Un grandissimo gentleman, un uomo formidabile, timido. Educatissimo, educato. Più Beh, era un principe. Beh, non vuol dire questo. Si può sì. essere principi, essere scatenati, si può essere principi, essere timidi da morire. Sì, lui era un uomo estremamente al suo posto, educatissimo. Cioè lì ci sono dei principi, per esempio Cizio è un principe, ma in effetti Beh, suda. Ma si può essere principi e sudare moltissimo. È vero. Lei non è principe e non suda stasera. È vero, sì. Ha visto? È vero, ma io sono duca. Ah, anch'io. Senta Silvana, voglio sapere realmente, lui era molto 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 timido, molto impacciato. No, non era impacciato, era semplicemente così, molto molto detto, più grande. Ma certo, detto? Ma ha parlato anche con mio papà. Le soltanto voglio molto bene a Silvana, adesso mi fate dire delle cose. Era Faldini? Alla Faldini è un'amica, io la conosco, anzi per scrivere il libro che ha scritto sì. su Totò è venuta da me per sapere delle cose, degli aneddoti, delle cose carine. Io la domanda finale. Detto, sì. E però non me l'ha fatto finire. Ah, no, scusa, io no. Sì. Ecco. No, prima mi fanno dei gesti tremendi, guarda. Vai i minuti, così, e lì qualche minuto di più, sì, cos'è? Dai. Guardiamo sta camera qua, che allora, non ci fa nessun guarda. Segno. Allora si dice a Roma, non ci sì. fa nessun segno. Sì. Estremamente simpatico, estremamente educato, mi portava alla maniera proprio così come, no, come io leggevo da bambina sui libri di Dellì, i mazzolini di roselline con il pizzo intorno, una cosa meravigliosa, il profumo e i cioccolatini. Soltanto che un giorno lui mi adorava perché un'altra ragazza al mio posto magari avrebbe sfruttato questa situazione, ma non è nel mio carattere e siccome era molto più grande di me, come mio papà. E allora io ho detto, quel giorno Totò, io ti voglio molto bene, sto parlando molto seriamente Paolo, lo so. E, ti voglio molto bene, però come a un padre, avrei voluto ritirare quella frase, ma mai era andata e lui ha capito e talmente signore mi ha abbracciato, commosso, mi ha sempre voluto bene anche quando era con la Faldini fino agli ultimi giorni e però non ha mai più detto niente e io veramente ho un rispetto che ecco a Roma si dice c'ho la pelle d'oca. Anch'io.